2000 anni fa i romani avevano capito già una cosa fondamentale tra le tante altre, e cioè che per costruire delle strade fatte bene, capaci di resistere all'usura del tempo, occorrevano delle buone fondazioni. Oggi gli archeologi nei loro scavi hanno portato alla luce questo complesso sistema di costruzione, perché sotto il lastricato in superficie fatto di basalto c'erano, come in una torta, molti altri strati. C'era un secondo strato di ghiaia livellata con della sabbia, sotto un terzo strato di breccia o pietrisco e poi ancora sotto delle grosse pietre. Naturalmente occorreva molto tempo e molta fatica per costruire le strade in questo modo, in tante parti dell'impero, ma il risultato era di grande solidità e durata. Per molto tempo non si è più costruito così, ma oggi questo concetto è alla base proprio delle strade moderne, con una differenza. Sulle strade romane non si formavano buche, su quelle di oggi sì. E una ragione c'è, anzi ce ne sono molte. Dal punto di vista tecnico esiste una specie di fisica delle buche, per così dire, che spiega bene perché si formano, ma anche perché continuano a riformarsi e perché sulle autostrade questo non succede. Vediamo. Chi non le ha mai incontrate, a piedi, in moto o in macchina? Sono loro, le leggendarie buche. Piccole voragini che si aprono nel manto di asfalto e che sembrano moltiplicarsi dopo qualche giorno di pioggia. Come si formano e soprattutto perché l'asfalto in molte città italiane sembra non reggere qualche goccia d'acqua? Superquark è andato a indagare nella fisica delle buche. Cominciamo da come oggi si dovrebbero costruire le strade per renderle resistenti e sicure. Questo è un tratto di autostrada a pedaggio e qui le buche non possono assolutamente formarsi. Solitamente abbiamo uno strato di sottofondo, in questo caso di 25 cm, uno strato di base di circa 15 cm, uno strato di collegamento di 5 cm e uno strato di usura, che può essere anche drenante, di 4 cm. Naturalmente le strade cittadine dove si aprono le buche non sono costruite così, spesso perché sono strade molto vecchie, rattoppate ogni tanto, per così dire, in economia. Senza solide fondamenta, il vero nemico del manto stradale è il mezzo pesante. Camion o autobus. Sono decine di tonnellate che ci passano sopra. Cosa succede? Il manto si flette e il bitume, cioè il collante che tiene insieme il conglomerato, i sassolini più o meno grandi che formano l'asfalto, si spacca e si aprono delle fessure. All'inizio queste crepe riguardano lo strato più profondo, ma le sollecitazioni del traffico pesante le fanno ramificare fino alla superficie. Ed ecco come appare una strada pronta per l'apparizione di una buca. I tecnici la chiamano affettuosamente la pelle di coccodrillo. Una specie di griglia, di ragnatela, si estende sul manto stradale. E adesso entra in scena la pioggia. L'acqua si infiltra in queste crepe e al passaggio dei pneumatici viene prima compressa, allargando ancora di più le fessure, e una volta passato il mezzo si crea una depressione che risucchia in superficie il materiale che si è disgregato. Con questa ginnastica ripetuta più e più volte, alla fine si crea la mitica buca. Eccola qui. Non ci sembra di vedere, almeno in questo caso, tutti gli strati e le fondazioni necessarie a rendere resistente una strada. Di solito le buche vengono riparate in questo modo, qualche palata di bitume per riempirle e il gioco è fatto. Ma la toppa, quanto potrà resistere? Poco. Qualche mese, poi si ricomincia. E anche quando vediamo macchine enormi che rifanno intere carreggiate, il problema è sempre lo stesso. Viene rimosso e poi disteso solo lo strato superficiale, sì e no 4 cm. Se la strada sotto, in profondità, non è costruita bene, cioè non ha una buona fondazione, le buche riappariranno molto presto e le ditte ricominceranno da capo. Ma come si fa a capire se gli strati più profondi sono in buona salute o no?
Ritorniamo sulle autostrade a pedaggio, dove l'attenzione alla qualità e alla sicurezza della strada è ovviamente molto alta e, per così dire, obbligatoria. Questa macchina ha due antenne radar che lanciano un segnale verso il manto stradale. Le onde penetrano gli strati e rimbalzano indietro, permettendo una specie di radiografia di cosa succede fino a circa un metro di profondità. Da queste immagini, ed assieme ai rilievi di altre macchine, come questa che lascia cadere un peso e misura le conseguenti deformazioni della pavimentazione, i tecnici possono capire lo stato di salute dei vari strati e quindi anche la necessità di una manutenzione, molto prima che appaia una buca o anche la pelle di coccodrillo. Ci sono anche congegni per misurare l'aderenza dei pneumatici in condizioni di fondo bagnato e altre caratteristiche fondamentali della pavimentazione. Tutta la rete autostradale viene ogni anno sottoposta a queste analisi che permettono di programmare la manutenzione. È facile intuire che l'autostrada sottoposta a molte più sollecitazioni delle strade urbane, sia per velocità dei veicoli, sia per la quantità di mezzi pesanti in transito, abbia bisogno delle tecniche di controllo molto più avanzate. Basta visitare i laboratori per rendersene conto. Qui vengono studiati i bitumi speciali, i conglomerati, cioè i sassolini di varie taglie, da aggiungere all'impasto da stendere per ottenere un manto con le caratteristiche progettate, quanto a resistenza all'usura, bassa rumorosità, aderenza dei pneumatici. In questo test, il confronto fra l'asfalto drenante, che assomiglia ad una spugna solida, e quello normale. L'acqua viene assorbita da quello drenante e non solleva nuvole, né provoca effetti aquaplaning. In questi laboratori viene anche controllata la qualità dei materiali impiegati dalle ditte incaricate dei lavori. Interrogativo: conviene di più un investimento iniziale alto e costruire una strada di buona qualità che ha bisogno di una manutenzione contenuta, oppure costruire una strada in economia, senza grandi fondazioni, che ha bisogno di una manutenzione continua per il rattoppo delle buche? Lasciamo a voi la risposta. Cosa si potrebbe fare per ridurre il fiorire delle buche sulle strade di una città come Roma, che ne ha un notevole campionario? Curiosamente, la prima cosa da fare, secondo gli esperti, non è mettersi a ricostruire tutta la rete viaria, ma capire come stiano le fondazioni delle strade. In pratica, servirebbe una mappatura fatta con macchine radar come questa e poi programmare negli anni la ricostruzione dei tratti più disastrati. Perché nessuno sa cosa ci sia un metro sotto le strade della città eterna. Buonasera Paolo Lanciano. Buonasera. Allora, questa sera ne sapremo ancora di più sulle buche stradali andando sottoterra con questo modello che ha presentato e preparato Giuseppe Isoldi. Sì, parliamo in particolare di strade cittadine, dove spesso si devono fare dei lavori o per posare dei cavi o per manutenzione di impianti che esistono, e si scavano queste trincee. Ora, cosa succede? Che nel momento in cui si scava la trincea, se eliminiamo se mi aiuta a eliminare questa parte di strada, ecco, vediamo che in realtà la sezione della strada è una sezione abbastanza complessa, cioè sotto quello che noi chiamiamo asfalto ci sono diversi strati, e noi ci siamo fatti costruire proprio una carota di questi strati, la vediamo qui, che è fatta da una piccola parte che si chiama il tappeto d'usura, quello che noi normalmente chiamiamo l'asfalto. In realtà tutto questo è un conglomerato bituminoso, e cioè la parte che contiene asfalto. Sotto questo ci sono ancora uno strato cementato e un altro strato compattato, che sono le vere fondamenta della strada, sono quelle che permettono all'asfalto di reggere il peso dei camion e degli autobus. Quindi quando si buca bisognerebbe ricostruire questa struttura. O quantomeno mettere del materiale con caratteristiche analoghe. Ora, che cosa succede? Succede che non sempre questo viene fatto, e qui nel modellino noi abbiamo rappresentato questa cosa riempiendo nuovamente lo scavo con il materiale che è stato estratto e naturalmente frantumato, che alle volte viene rigettato all'interno dello scavo. Quindi ha perso le sue caratteristiche a questo punto. Assolutamente, non solo non è compattato e cementato, ma soprattutto contiene molti spazi vuoti, perché quando noi gettiamo questo materiale, ovviamente, che cedono. Questo materiale può cedere. Ora cosa succede? Succede che al passaggio dei grandi carichi, che sono tipici appunto dei camion, degli autobus, il materiale
qui sopra comincia ad avere, premendo sul materiale sottostante, crea un vuoto. Che cosa significa? Che questo non è più sostenuto e si può crepare, cioè l'asfalto può cominciare ad avere delle piccole crepe. Appena si formano le crepe si infila l'acqua e l'acqua naturalmente genera in questo materiale che non è compattato una diminuzione di volume. In altre parole, l'asfalto non è più sorretto. E quindi come una casa che non ha fondamenta e che cede, si è messa su un terreno tipo terriccio, insomma. Esattamente. E questo naturalmente avviene nel tempo con la pioggia. Noi non ce ne accorgiamo immediatamente perché dopo i lavori l'asfalto viene rifatto ed è bellissimo. Poi al passare del tempo si formano le crepe e poi mano a mano questo materiale sprofonda. Noi qui abbiamo rappresentato questo con l'asfalto e questo materiale incoerente. Se noi adesso premiamo come fossimo il peso di un camion sull'asfalto, ecco cosa succede. Ed ecco che si formano le crepe, dalle crepe entra l'acqua, le buche e a questo punto è inutile rifare le toppe perché ormai il materiale sotto non regge e questa strada è da rifare. È come una casa che non ha delle fondamenta solide. Senta, ormai sappiamo quindi che quando vediamo un lavoro stradale, sappiamo che se non c'è o una betoniera o qualcosa di simile che impasti il materiale, vuol dire che il lavoro non è fatto bene. E che quindi ci dobbiamo aspettare dopo qualche mese. All'inizio l'asfalto copre tutto e sembra una strada bellissima, ma dopo qualche mese cominciamo a vedere le prime fratture e poi le buche. Quindi adesso lo sappiamo, lo sapete, ed è bene che si sappia. È molto bene che si sappia.